Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Continuiamo l'esplorazione del dungeon misterioso. Abbiamo ottenuto la Balmug finalmente, la spada più forte del gioco, e adesso siamo pronti per fare i danni incredibili. Madonna mia! Madonna mia, quanto leva! Madonna mia, assurdo! Cioè, li ho shottati tutti. Madonna mia. Ah, addirittura le vespe assassine. Mi mancavano queste. Ma qua la magia la uso immediatamente. E cadi. Bravo. Però i livelli stanno andando ad abbassarsi, come mai? Cioè, 76, 81, 76. Cioè. Di nuovo 81. Madonna, 5.000. Madonna, 3.000 con la proiezione. Madonna mia. Madonna mia. Ferraglia. Inutilissima, proprio zero. Ancora vespe assassine. Ma quando non cade la sperona proprio. Perfetto. Comunque, Balmug, tanta roba. Veramente tanta roba. Allora, ho finito le magie. Quindi equipaggiamoci. E dallo splendente, allora quanto cazzo dura sto coso. Cioè, è pazzesco. Taure
Ma oh. Zica, Gladio è pronto morti diretti. È stato un attacco pazzesco. Ha decimato la squadra. Medaglia commemorativa. Madonna, 9300. Aia. Si fanno male qua. Fanno a one shotarlo. Sti Ronin stanno rompendo un po' le palle. Pronto, è morto di nuovo, ma porca miseria. Dai però. Cioè sto avendo difficoltà con sti scemoniti. Li ho ammazzati finora tranquillamente, ora invece. Cioè hanno avuto una serie di attacchi fortunati. Ecco. Io vado per attaccare. Scarsissimi. Con due attacchi a culo mi hanno fatto male. E ora la pagherete. Mi avete fatto perdere un sacco di tempo.
Devo andare di qua, mi sa. Yes. Cioè, ancora continuo sto coso. È pazzesco. Non mi permettono neanche di attaccare. Ora che sei rimasta sola. Mi ha colpito. Madonna, quanti punti danno. Ma punti abilità quanti ne ho? 107. No, perché stavo pensando che col terzo slot potevo mettere tutto l'amuleto Mog. Almeno prendevo molta più esperienza, anche se tanto ormai non mi serve più. Quindi, un altro accampamento. Mega Elisir. Di rare doti la sciamana al nostro tempo con mano d'acciaio e d'oro il cuore. Libera l'animo dalle genti, da sofferenza e terrore. Posso la luce rifulgere sull'abisso. Madonna mia, ma quanto è profondo sto coso. Basilisco nobile. Perché questo non è forte, questo l'ho già affrontato in passato. Madonna mia, quanto gli ho tolto. Il periodo è scaduto del Chocobo. Vabbè, me lo immaginavo. Dopo due giorni. Cioè, due giorni che praticamente sono in questo dungeon. Pazzesco. Me l'ero scordato, loro lo assorbono. Ah.
Vai, vai così. Perfetto. Mega Elisir, buono. Ragazzi, veramente è una tortura. Non so esattamente dove. Utilizziamo, ecco, una gran pozione. Perfetto. Cerchiamo di variare. Non utilizziamo gli stessi oggetti, sennò poi li finisco. Oh, due tomberri addirittura. Dannati. Cioè proprio è una frazione di secondo. Così posso combattere. Oh, vulnerabile. Okay.
Gradio! Stino nei rotoli, va! Miseria. Ma secondo me qua ci sarà tipo il King Tom Berry, tipo una cosa del genere. Madonna, mi stavo priando, ho detto. Se la stavo dicendo, c'è il mostro finale invece. È pazzesco quanto stiamo scendendo sotto. Questo è veramente scarso. No, vabbè, il basilisco è veramente scarso. Fossero tutti così, eravamo a posto già. Cacchio. Altri due Tom Berry, mamma mia. Mamma mia. Sono fatti belli Tom Berry. Ah,
coltello da chef. E li attaccano poi in una frazione di secondo, e questa è la cosa che... Hai visto proprio, manco il tempo, è per fortuna. Infatti tipo se non avessi il cappuccio nero qua sarei perso. Guardate, tipo... Cavigliera divina. Allora, l'altra cavigliera dov'è? Cavigliera divina addirittura. No. No, quattro tomberri. Madonna, non ce la faccio più. Non fa neanche invocare. Ah,
Madonna. Dai, che questo ormai sta morendo, almeno me lo levo. Madonna mia, un parto. E questo ancora è full. Tutte e due sono full. Shoot it!
È morto. È allucinante, con un colpo mi sciotto. Troia, ma ero fermo. Già quanto fa le proiezioni e non schiva. E già si è ripreso. Mamma mia. Non è finito più. Un'altra tenda. Sì, ce l'abbiamo fatta cosa. Porca miseria, non è finito più. La notizia della perdita della squadra in esplorazione nelle rovine conferma la rottura del già precario e minaccioso equilibrio. È così che con la sciamana già nella capitale ci siamo diretti verso le selve di Klein, dove il buio si faceva più fitto. Possa la luce rifulgere sull'abisso. Non è che tutti potevano essere scarsi come questi.
Grazie. Gran elisir, buono. No, ma non ci posso credere che anche le vespe mi sciottano. Banconota antica, buona, ottima. Scarso. Torna 400.000 punti di esperienza abbiamo. No, Tom Barry, basta Tom Barry. Vediamo se ti posso evitare. No. Sarebbe stato bello. Mancato. Sì, la sto offrendo anche gli oggetti. Cioè, ancora no, però. みんな行くよ。
Beh, questo qua perforazione non sembra male, così gli riduce la difesa. Dovrebbe essere interessante. Oh cacchio. Dobbiamo creare magia. Raffica quintupla addirittura. Ecco, morte istantanea 99. Almeno. Anche se sicuramente non funzionerà, giusto però. Porca troia, ero fermo. Ma invece proviamo una cosa. L'anello di Lucis. Sono sicuro che non funzionerà, giusto? Però ci voglio provare. Oh, invece sì. Uno l'ha ucciso. Attenzione. Due li ha eliminati. Wow. Ma sto sognando. Ah, l'ho ucciso. Funziona. Funziona. Vabbè, dai. Siamo a posto. Siamo a posto, ragazzi. No, qua si sale. Funzionano con i tomberri. Che bello. Madonna, tutti addirittura qua in un colpo solo. Etere. Esatto, che mi serve. Ah, vabbè, ma allora così si viaggia adesso.
Dai, così si viaggia. Diventiamo molto più forti. Ma questo lo posso eliminare anche così, tanto è scarsissimo. Ora, la prossima tenda, se dovesse esserci un'altra tenda, stacchiamo. Come hai usato? Dai, dai, dai che abbiamo disintegrato. Perfetto. Banda di platino che non mi serve. Oh, due delle viverne. Bella. Però ragazzi, dovete proteggermi. Fatemi sognare. Buono, ne eliminate tre. No, che tre? Adesso ne ho eliminate due, no. Ma che? Non ho eliminato nessuno. Porco. Almeno 3 in un colpo solo ci sta. Allora, il magnetismo di prompto purtroppo quanto costa? Costa 2 se non sbaglio, infatti costo tecnico 2. Allora, provo a metterlo. Perché così male che vada. Egida. Ida. O Egida. 292, no. Niente, più scarso. Un'altra tenda. Ok, qua è arrivato il momento di staccare. Quindi leggiamo la lapide. Il cammino verso Risorat è stato irto di insidie e pericoli. Aspro il terreno che impediva l'avanzata, spietata e minacciosa l'oscurità che si portava dalle fronde, a squarciare le tenebre ondeggianti, il possente tridente in mani leggere. In mani leggiadre, che mani leggere. Posso la luce rifulgere sull'abisso. Va bene, detto questo, penso che possa essere tutto. Ci vediamo nella prossima puntata, dove non credo vi farò vedere ancora Dungeon, ma ci ritroveremo direttamente alla fine e poi commenteremo insieme ciò che avverrà dopo. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.